Finalmente festeggiamo il 3 milionesimo crocierista. Lo festeggiamo perché è giusto farlo, perché spesso questo porto è stato un porto che ha attraversato momenti difficili, che ha attraversato anche delle enormi difficoltà. Due anni e mezzo fa, quando io sono arrivato, c'era un bilancio sull'orlo del default finanziario, un porto vuoto nel pieno della seconda ondata pandemica, con 18 navi in sosta inoperosa tra le rade e le nostre banchine e una città in sofferenza. E quindi lo celebriamo perché non era per nulla scontato che due anni e mezzo dopo noi facessimo il record dei record di traffico crocieristico mai fatto in Italia, magari ricordiamolo meglio. Abbiamo superato anche la soglia, se volete, simbolica, psicologica dei 3 milioni, ci avviamo a chiudere l'anno probabilmente con 3 milioni e 2, sono numeri che da altre parti farebbero tremare i polsi e farebbero stappare Magnum di Moët & Chandon. Noi Moët & Chandon non lo sappiamo, ci beviamo magari un vino dei Castelli, però siamo felici e orgogliosi di aver potuto raggiungere questo risultato, che è un risultato di tutti, è del porto ma è della città. Anche perché il vice ministro Rixi ha detto una frase che io ho captato: Civitavecchia ha fatto da sola più di quanto tutti i porti della Liguria. Non volevo dirglielo, infatti non l'ho detto, perché sapete che il viceministro è ligure. Noi abbiamo fatto da soli più di tutta la Liguria, e se sommate il secondo e terzo porto d'Italia, che sono Genova e Napoli, assieme non fanno i numeri di Civitavecchia. Quindi questa è una vittoria di campionato, ma è un campionato vinto con tantissimi punti di distacco. Non è ovviamente per demerito degli altri o quant'altro, io tifo per tutta la squadra italiana, però mi è stato dato un ruolo, sono fiero di questo ruolo, sono fiero del fatto che abbiamo potuto ottenere dei risultati importanti ed eclatanti a distanza ravvicinata da un momento che forse rappresentava il rischio della fine di questo porto. Quindi sono doppiamente felice, doppiamente orgoglioso per tutta la città, per tutto il territorio, ovviamente per il porto di Civitavecchia, che è finalmente, anche credo oggi, la dimostrazione è un porto di grande livello nazionale. Allora, io ho due domande ancora da fare, una carina, una meno. Comincio con quella meno. Ogni volta che viene un ministro, un rappresentante del governo, il presidente Musolino chiede soldi, chiede più soldi, in particolare adesso pensi 45 milioni per fare il prolungamento dell'antimurale, per ospitare ancora più navi di crociera. Ha avuto modo di parlarne con i due vice ministri, Bignami e Rixi? Anche perché non glielo chiedo solo quando vengono qua, glielo chiedo anche tre volte alla settimana quando vado io da loro, per cui assolutamente sì, c'è stata anche un'interlocuzione recente con una richiesta formale ulteriormente reiterata lunedì. Ci sono dei fondi a disposizione che il Ministero sta cercando di rimodulare, quindi con la teoria della goccia che scava la pietra io li tartasso finché non me li daranno, o perlomeno avremo la certezza. Scherzi a parte, la presenza di due viceministri oggi qui, la presenza del vicepresidente della regione, due assessori regionali, dimostra che abbiamo costruito anche un percorso di credibilità e di relazione con queste istituzioni. L'ha detto, no, anche il viceministro, ha detto ogni tanto lo cade, però oggi non posso non fargli i complimenti, perché gli stiamo dimostrando che meritiamo l'attenzione. Poi chiaramente chiedere è lecito, rispondere in cortesia, non ci aspettiamo che arrivino i fondi, e se non arriveranno abbiamo già predisposto la soluzione per farlo senza, e magari chiederemo l'anno prossimo ulteriori fondi. Lei ha detto alla fine: questa non è una vittoria mia o di una persona specifica, è la vittoria di tutti i lavoratori. Ma sarebbe un atto di autoesaltazione ai limiti della megalomania rivendicare singolarmente un risultato del genere. 3 milioni di passeggeri li portano il lavoro di tutti, dal neo assunto che fa i check-in al presidente dell'autorità di sistema portuale. Poi è chiaro che il presidente ha un ruolo, spinge per fare delle cose sulla promozione, su alcuni aspetti chiaramente è il mio compito, però è una vittoria di squadra, una vittoria di squadra degli enti del territorio, è una vittoria di tutto il territorio, di tutto il Lazio. Lo ricordo, il Lazio quest'anno batte per numero di croceristi quasi tutte le altre regioni italiane. Dico quasi perché non ho i dati al 31-12, che poi magari qualcuno mi smentisce e mi dice: ah, hai detto qualcosa di sbagliato a novembre. Stiamo facendo un risultato importante, un risultato che credo dovrebbe inorgoglire tutti i cittadini di questa regione, a partire da quelli della città di Roma. Noi ci amiamo definire porti di Roma e del Lazio, e crediamo di aver dimostrato questa volta che anche Roma deve cominciare a sentirci come tale. Un risultato ottimo per il paese, devo dire. Noi ci attendiamo che entro la fine dell'anno si possa arrivare anche a 3 milioni e 200 mila croceristi su Civitavecchia, che sta diventando un grande un porto a livello mediterraneo,
questo vuol dire anche cambiare la struttura economica di tutta l'area circostante, rivedere anche i progetti infrastrutturali, adeguarli anche per sfide ancora più ambiziose nei prossimi anni, dove su Roma ci saranno grandi eventi, dal Giubileo all'Expo che vorremmo portare in città e anche poi al 2033. È evidente che in quella proiezione noi dobbiamo puntare ad avere obiettivi sull'area di Civitavecchia ancora più ambiziosi sul settore croceristico, riqualificare l'offerta turistica e ad avere anche infrastrutture adeguate poi per lo spostamento delle persone. Quindi è una grande scommessa per il paese, è una grande dimostrazione di vitalità e di capacità, il fatto che spesso gli italiani sottovalutano le proprie potenzialità. Noi siamo in grado a volte anche con meno risorse e magari in qualche caso anche con qualche conflitto di più a livello territoriale, però di ottenere risultati che altri paesi fanno fatica ad avere. Quindi credo che sia anche un grande segnale di speranza per le generazioni future, che guardare il mare in questo paese vuol dire anche contribuire a creare ricchezza in tutto l'indotto. Il sito di infrastrutture Civitavecchia ha l'obiettivo di concludere il prolungamento dell'antemurale. Mancano però all'appello i 45 milioni. So che c'è stato anche un po' un dialogo tra il Ministero e l'autorità portuale. C'è qualche speranza in questo senso? Speranze ce ne sono sempre, stiamo cercando di soddisfare con una manovra finanziaria assolutamente difficile, però di liberare risorse anche nel 2024 per riuscire a adeguare tutte le infrastrutture portuali del paese. È evidente che questo vuol dire anche cercare di accelerare sull'esecuzione poi dei lavori, non tenere i fondi fermi e andare a finanziare di volta in volta le cose che sono cantierate, perché questo paese in passato non è che non avesse i fondi, è che molti lavori non partivano mai, quindi stiamo cercando di cambiare passo. Non è facilissimo farlo capire a tutti, ma vorremmo farlo utilizzando le risorse che abbiamo al meglio. Io credo che non ci siano problemi per finanziare l'adeguamento delle infrastrutture, ma abbiamo delle norme in questo paese particolarmente difficili. Ora, col codice degli appalti un po' abbiamo semplificato, però ci sono ancora processi decisionali troppo contorti e troppi processi autorizzativi che dipendono da soggetti diversi. Prima citavo anche il tema, soprattutto in quest'area, sui beni culturali e sulla realizzazione di nuove opere in aree che ovviamente hanno anche bisogno di protezione da un punto di vista paesaggistico e da un punto di vista culturale. Ecco, riuscire a allineare queste normative e le normative ambientali è una grande scommessa per il paese, perché noi spesso abbiamo opere che si fermano a tempo indeterminato perché non vengono prese delle scelte. Su questo ci stiamo adeguando, abbiamo anche in questo caso cerchiamo di fare squadra con gli altri ministeri, quindi ci sentiamo molto di più di prima con l'ambiente e anche con i beni culturali, per di volta in volta trovare il modo per non fermare le opere. Per un paese come l'Italia, soprattutto in quest'area, è fondamentale, perché se no noi promettiamo di realizzare opere e poi al primo ritrovamento che facciamo di carattere storico dei beni culturali si ferma tutto, i costi diventano talmente sproporzionati per l'opera che l'opera non è più sostanzialmente realizzabile. Vicepresidente Angelilli, 3 milioni di croceristi oggi a Civitavecchia per festeggiare un record. Un primato da record di cui dobbiamo essere orgogliosi come città di Civitavecchia, come autorità portuale, ma come sistema Lazio e sistema Italia. Lei ha parlato di impegno per mantenere quello che è stato promesso nelle campagne elettorali, perché qui servono anche tante altre cose per migliorare. Più che impegno, determinazione ad arrivare all'obiettivo, perché la blue economy e il sistema portuale sono valori aggiunti di sistema, ci sono ottime potenzialità per crescere, questo significa sviluppo, significa posti di lavoro, significa guardare avanti con orgoglio e forza. Ovviamente le istituzioni devono fare squadra e oggi qui c'erano tutte le istituzioni, a livello locale, regionale e nazionale. Dobbiamo utilizzare al meglio i fondi europei, dobbiamo completare alcune infrastrutture strategiche come la Orte Civitavecchia, una infrastruttura a lungo attesa. Ecco, l'assessore Rinaldi, l'assessore ai lavori pubblici, che a breve
Sì, darà l'area per far partire il cantiere del, diciamolo, penultimo tratto, e questa è già una buona notizia, ma si sta lavorando per risolvere i problemi dell'ultimo tratto? Stiamo lavorando, regione e governo, quindi soprattutto ministero competente, per cercare di risolvere tutte le problematiche. Alcune sono burocratiche, altre invece sono oggettive, sostanziali, però dobbiamo arrivare all'obiettivo. Direi che dobbiamo pensare che volere è potere e dobbiamo farlo. E poi c'è anche il grande progetto della ZLS, che sarebbe un valore aggiunto per il territorio, concepita proprio per sviluppare tutte le potenzialità. Io dico sempre per la città, perché Roma Cruise Terminal, i soci sono, come sapete, Costa, MSC e Royal Caribbean. Roma Cruise Terminal è una società civitavecchese, per il porto di Civitavecchia, che è il porto di Roma, anche del Lazio. Allora è un traguardo per noi che vogliamo aggiungere, arrivare. Cioè 3,2 milioni che sono le nostre previsioni per quest'anno. Abbiamo già arrivato a 3 milioni alla fine d'ottobre. Ci auguriamo che alla fine dell'anno saranno 3,2 milioni di passeggeri. E poi continuiamo a crescere. Allora, il dato importante, al di là dei 3 milioni e 2, è che di questi 3 milioni e 2 il 47% fanno turnaround, che è la vera ricchezza, cioè chi imbarca e sbarca a Civitavecchia, giusto? Questa infatti ho detto io che è il dato più importante, di vedere questa crescita dei passeggeri in turnaround. Ecco perché dico è un risultato molto importante per la nostra città, perché questi turnaround abbiamo visto, lo vediamo, si fermano in città. E abbiamo come risultato questo aumento di bed and breakfast e anche l'aumento dei numeri di parcheggi. Se considera che i passeggeri italiani sono aumentati da 750.000 nel 2022 a, le previsioni sono 1 milione nel 2023, molti di loro per iniziare la loro crociera qui a Civitavecchia vengono con la loro auto. Questi hanno bisogno dei parcheggi. Poi ci sono gli stranieri che vengono, prendono gli alberghi o i bed and breakfast, passano la sera qui, vanno a mangiare nei ristoranti, vanno a una passeggiata e poi vanno sulla nave, o lo fanno quando scendono dalla nave. Allora sì, questo per anche, ricordiamo, il provvigionamento. Una nave grande può fare un approvvigionamento di 200 tonnellate, in totale facciamo circa 60.000 tonnellate all'anno. Il lavoro dei portabagagli, infatti io ho detto che una nave che fa un turnaround tra 8.000 a 10.000 passeggeri, perché abbiamo fatto anche questo, un altro record quest'anno, la prima volta che abbiamo fatto un turnaround di 10.000 passeggeri su una nave sola, può comportare un impiego di certo 300 persone, che è un dato non poco, soltanto 300 persone che lavorano su una nave sola. Ultima cosa, partono a febbraio i lavori per il nuovo terminal, quando contate di completarli e che navi ospiterà? No, allora, il terminal sarà aperto per tutte le navi. Noi come società, i nostri banchi, i nostri terminal sono aperti per tutte le società. Il nostro obiettivo di essere pronti ad operare dal nuovo terminal per la stagione estiva del 2025. Questo è il nostro obiettivo. Allora, adesso tra dicembre e gennaio iniziamo con lo smaltimento dell'attuale bramante, dello spostamento dei sottoservizi, così poi ci sarà sempre anche la gara. Poi da lì, dopo che abbiamo annunciato il vincitore della gara, poi iniziano i lavori, che mi auguro che iniziano entro febbraio, iniziano i lavori del nuovo terminal Bramante. Voglio ricordare, questo è un altro investimento che stanno facendo i soci, Costa, MSC, Royal Caribbean, Civitavecchia, che dal 2007, compreso ovviamente l'investimento del nuovo terminal Bramante, è di circa 30 milioni di euro investimento che hanno fatto in questo, perché
credo in Civitavecchia, tutti dobbiamo credere in questa vocazione di Civitavecchia come porto importante sul livello mondiale per il turnaround dei croceristi.